Molto bene, ok. Tra l'altro stavolta sto anche registrando Ah, so che Gal è sveglia per tutto il gioco, il che è un bene. Già, più Gaff, giusto? Più Rufus. Ci sarà anche Cletus, regina dei tonni. Il che sapete cosa significa. Yaoi ha tutto spiano. Ok. Scusatemi. Aspettiamo che arrivi qualcun altro. Se c'è, mancano ancora un paio di minuti. Un minuto in realtà. Però stavolta devo essere un po' svelta. Molto bene. So che Gale è svegliato per tutto il gioco, perché è un bene. Questa volta voi siete registrati, eh? Ah, hai visto qualche walkthrough? Non va bene, regina dei tonni, non va bene, dobbiamo tenerci la sorpresa. Anche se mi piace più pensare che forse sarebbe meglio farli giocare questi giochi più che giocarli. Però dai, è comunque bello farli scoprire anche in questo modo, no? La canzone è molto diversa dall'altra, è più sognante, non è vero? Con questi beh, con questa ambientazione un po' marittima. Siamo in tre. Vabbè, e sono le 16, quindi io direi di cominciare. Tanto sicuramente arriverà qualcun altro, non ci sono problemi. E partiamo con la nuova avventura di Caos Adepolia con Rufus, ragazzi, sono emozionatissima. Andiamo. Ah, ecco. Che gentile, come desideri che fai all'inventario? Ah, questo qui. Mi va bene come l'altra volta. Perfetto. Brocca Droggel. Eh? No. Di nuovo il tutorial. Dove mi trovo? Ma quella non è la pressa di immondizia che ho riparato per Wenzel? Già. No, questa è mia e devi Ah, ripararla. ciao Gonzo. Ma è identica! E chi Esatto. se ne accorgerà? Chi ha giocato al primo Deponia non ha bisogno del tutorial. Caro il mio Bozzo, lo giocheranno Bozo. solo per vedermi in azione. Ma io non ne ho voglia. Un tutorial è più che sufficiente. Forza, Rufus. A te che importa? Se ti piacciono tanto i tutorial, perché non lo fai tu? Perché io so già Come tutto. sai già Ah, tutto? però. Sei Dio? E io no? Vediamo, Rufus. Sai come cominciare una conversazione? Ti riferisci a rimorchiare? No, Rufus. Mi Beccacorvo, riferisco a parlare ciao! con me. Posiziona il cursore su di me e. Non suggerire. Non ci vuole niente. Po non posso saltarlo. Vabbè, scommetto che ci sarà comunque da ridere, quindi. Parla con Bozo! Non c'è Computer. bisogno di dirlo a voce alta. Ehi, chi è che ti ha rivolto la parola? Sei stato tu a premere su di me. Non E è me ne sto vero. già pentendo. Vediamo, Saputello. Scommetto che non sai. Come esaminare un oggetto? Sì, lo Come so. esaminare Lo un sappiamo oggetto? tutti, no? Facile. Intanto facciamo Ah! quattro E chiacchiere. come faccio? Facile. Premo con il tasto destro sull'oggetto. Molte chiacchiere e pochi fatti. Guarda e impara. Ah! Bill Kuiper? Non, Kuiper, non so cosa sia. Non Esami. dovevi guardare l'oggetto che c'è a. Lo vedo e. Clicca su. E Sì, adesso lo guardo. quello cos'è? Non era un embolo catodico? È una Esatto. testata, fidati. È una E ti testata? serve per riparare la pressa. E come faccio a farlo se non la Che posso voce raccogliere? cavernosa che ha Certo quest'uomo che Bozo. puoi. Hai provato a cliccarci sopra? Non può essere così difficile. Dai, che lo sai come si fa. Eh? Dov'è finito? Hai guardato Non è nell'inventario? possibile. Già vediamo una cretinaggine di. Scorri la rotella È del un baule e embolo. scoprilo tu stesso. Simone. Ora vediamo come si fa. Allora. Guarda, eccolo! Voilà, eccolo lì. Questo lo sapevo già. Ricordi come esaminare un oggetto? Sì! Lo ricordo. Che ci fa questo nel mio Bella inventario? domanda. Ce l'hai fatta? Ci sto lavorando. Clicca su uno dei due elementi. Sì. Ora premi sull'altro. Stavo per. Esatto. Non rompetemi, so come si fa un tutorial. Guarda, l'ho Sei peggio sistemato. di Questo Wenzel. è da Meno male che ce lo siamo vedere. lasciati dietro. Speriamo di non incontrarlo più dopo che si è fatto la nostra ex ragazza. Non è il caso. Perfetto. Ora devi. Senti, non devi mica spiegarmi tutto. Ce la faccio Esatto. anche da solo. Vabbè,
Fa come vuoi. Ah, Gravity Fall. Non lo conosco. Cioè, quando lo conosco, pronto, però mi sembra puoi. Che è per PS Vita, non è vero? Non ho bisogno del tuo aiuto. Rufus, attento! Cosa? Tranquillo, non inciamperò due volte sulla stessa pressa. Sì, l'hai com'era? Fatto, invece. Premo questo pulsante qui e... Sei un imbecille. Tombola. Vai, ti prego. Il cantante. Arrivarono dal nulla. Ah no? Con i loro incrociatori e le loro barbe meccaniche. Ah, questo è il prequel, ok. Gli Organon. Sembra un film di Passarega degli anni 90. Sottomisero il nostro villaggio. No, degli anni 30. Seminarono caos e distruzione. È un cartone della Disney. Qualunque cosa pur di trovare Gal. Bang. La bella Elisea. La damigella caduta dal cielo. Solo un vero eroe poteva salvarla. Lui la svegliò. Con un caffè potente. Chiamò il suo fidanzato. Il Cletus. E la condusse all'ascensore inferiore. Solo per scoprire una terribile verità. Cletus. Cletus, il fidanzato, non agiva mosso dall'amore. Aveva ordito un piano. Con Ulysses, l'enigmatico leader degli Organon. Con una mascella d'acciaio. E con il suo braccio destro, Argus. Oh. Gli servivano i codici d'ascensione, nascosti nel chip di memoria di Gal. Ciao, Larenz. Volevano cancellare i suoi ricordi. Assicurarsi che nessun Eliseo sapesse che il nostro mondo è abitato. Ma Rufus, il tutto tonno... Tutto per perpetrare il loro malefico piano. Che cos'è? Distruggere il nostro amato pianeta. Pieno di rifiuti. Ma non sapevano con chi avevano a che fare. Ma è una persona vera. Lui scambiò i chip. Divenne un eroe. E ripristinò la memoria di Gal. Non proprio. Affinché portasse la verità a Elysium. Ma non è finita bene. Non raccontare cose strane, Rufus. E quel valoroso eroe si chiamava... Rufus. E divenne Chop. Ti prego, parti. Na na ho ho na na he. Ok, eravamo nella sua testa. E quindi questa sarebbe la storia? È tutto qui? No, è solo la prima parte. Sarà una trilogia. Mi sembra abbastanza incredibile. Sì, incredibilmente fico, bambola. Ma se le cose sono davvero andate come dici tu, non dovrei essere in viaggio per Elysium. Esatto, che ci fai qua? Cosa ci fai qui? Dov'è Cletus? Perché non riesco a ricordare nulla di tutta questa storia? E poi non vorrei essere indiscreta, ma... Ma? Cosa? Che cosa è successo alla navicella? Bella domanda. Ecco, diciamo che... Vedi... Stavo proprio per spiegartelo. Che sta succedendo? Ok, ascolta. Oh, ciao caro. Ti aspettavamo. No! È davvero patetico, è molto bizzarro. Il boccale di birra, ragazzi! Simile eroe, tocchi di Ramazzar. Se lo conoscete, senz'altro saprete del caos che creò al fin di scappar. Dal cielo arrivò. Cantante, sì! Che lui la lanciò. La lama che la sua triste vita cambiò. Una storia si fatta, nessun può scordar. Ma ora è il momento di ricominciare. Urrà! Ricominciare! Urrà! Viva il caos dei Ponia! Sì! Scusate, chiudo un po'. Siamo tornati su Deponia, pieno di tonni, di pazze, malate di mente, gente strana! Donne robot! Uomini con i tanga! Immondizia! Pirati! Sì! Cosa c'è? Immondizia! Cosa c'è? Oh, ciao! Chi è quella lì? È ancora immondizia. È meraviglioso. Che bella l'immondizia. Sì,
come no? Chi mai nel pieno possesso delle sue capacità mentali vorrebbe fuggire da questo posto? È già Rufus. Rufus, guarda, Oma, il giovanotto di cui ti ho parlato. Sì, va benissimo. Francamente mi aspettavo un giovane più elegante. Signorina... Rufus non è come sembra. Ah, no? È un ragazzo molto generoso. In questo momento, per esempio, sta dando una mano a Bozzo. Davvero? Ah, sì? Ah, sì! Non avrai mica un martello? Sì, in quella scatola degli attrezzi. Grazie, Doc. Vabbè, regina dei tonni. So, c'è qualcosa in lui che non mi convince. Nonnina, cosa c'è il ciuffo? Un bravo ragazzo. Se lo dici tu. Cos'è questa storia del bravo ragazzo? Ognuno ha i suoi gusti, ragazzi, su via. Casomai mettiamo su un boccale di vino. Mettiamo su un boccale d'arancia. Mettiamo su un boccale di Rufus. Alla regina. Oddio. Ok, ragazzi, siamo tornati su De Ponia. Non riesco a crederci. Che bello, ragazzi. E con i vostri commenti sarà ancora più figo. Allora, dunque, sono le 16:10, ok, andiamo avanti. Porta del bagno, proviamo ad aprirlo. Non mi piacciono le persone invadenti. Ok, signorina, sto semplicemente dando un'occhiata al bagno. Sta solo cercando di aiutare Bozzo. Aiutare Bozzo in che modo? Parla con lui un secondo. Doc. Scusate se vi interrompo. Dimmi, Rufus, hai trovato il martello? Ah, il martelletto. Ecco, non proprio. È nella scatola degli strumenti. E dove si trova? Poi però rimettilo a posto. Ricevuto. Uccello maltrattato? Non posso cliccarlo, la regina dei tonni, quindi non è possibile. A scatola degli attrezzi, quindi proviamo a prendere il... Sì, il martello è qui. E se ci rubasse qualcosa? Signora, stia calma. Rufus non ha mai fatto male a nessuno. Di lui. Rufus non ha mai fatto male a nessuno. Tipo, non ha mai ucciso degli animali, non ha mai usato gatti per far andare un carrello. Mi avevi detto che era un ragazzo presuntuoso, vero? Oddio! Lo era prima, ora è un'umiltà unica. Cazzo, Signor dei Toni, ci hai visto, giusto? No, piccolino, no. Rufus, non ti sembra un po' rude? Oddio. Ma no, tesoro. Oh, ti prego. Oddio. Oh mio Dio. Cosa succede? Martello? Spero di ritrovare ogni cosa al suo posto quando se ne sarà andato. Puoi stare tranquilla, credimi. Oh mio Dio. Credi davvero che le persone possano cambiare? No. Certo che sì. Sbagliando si impara. E Rufus ha sbagliato tante volte. Esatto. Qualcuno sa. Facciamo qualcosa. Oddio, dobbiamo salvare questa signorina. Sciacquone. E se deve andare in bagno, che vada in quello di Bozzo. Abbiamo quasi finito l'acqua. Sciacquone, pulsante, cos'è? Cosa devo fare, ragazzi? Si sarà lavato le mani? Ma certo, Rufus è un ragazzo molto pulito. Come no? Pulsante. Cos'è quel coso? Ragazzi, che sta succedendo? Tovaglia? Lo metto qui? Pulsante fuoco, ecco, sul fuoco, esatto. Mi prometti che non userà la violenza per derubarmi? Protegge anche i delfini. Non è un criminale. Quando l'ho conosciuto era un po' allo sbando. Può fuori di te. Ti assicuro che in fondo è un bravo ragazzo. Doc è una persona così dolce, mi dispiace così tanto per... Mi prometti? Non devo farlo, allora. Non devo farlo, non posso farlo. Usiamo su di lui? Non farà del male a John Thomas. John Thomas, si chiama John Thomas, perfetto. Ma che? Lui adora. Allora, dobbiamo fare qualcosa qua, non so che cosa, quindi stiamo attenti. Abbiamo il fuoco, abbiamo l'invertitore di potenza. Ho paura. Non so.
Aiuto. Rufus all'aria da piromane. Rufus? Ti ha dato fuoco alla casa? No, sa meglio di chiunque che non si scherza col fuoco. Questa casa andrebbe a fuoco in un batter d'occhio. Lo sai, vero? Non succederà, puoi starne certa. Rufus... Sei sicuro che non farà... Ok, sto lontana dal tuo sicuri? Maledetto pennuto. Aspetta un secondo, vai qua. Siamo sicuri che sappia quello che fa? Ha lo sguardo perso. Può darsi. Non si giudica dalle apparenze. Esattamente. È un tuttofare, proprio come me. Esatto. Vi finiremo male, ragazzi. Scatola degli attrezzi. Non c'era un... Ah, dobbiamo prendere il martello e dobbiamo spegnere il fuoco. Quindi, vediamo. Abbiamo questo. Pulsante a cosa serve? Questo pulsante a che serve? Niente, non serve a niente. Pulsante? Siamo sicuri? No, non lo so quello che sto facendo, lo so. È un tuttofare, proprio come me. Allora sai delle slinguazzate con Gal e ha tradito Cretus. Cara, non si giudica dalle apparenze. È un tuttofare, proprio come me. Adesso ti soffoco, donna. E sei sicuro che... Dai, no. Basta, Doc. Basta. Sei sicuri? Aspetta che forse dovrei... Non so. Rufus all'aria da piromane. Rufus? Assoluta. Questa... Non so. Allora. Io credo che le persone... Quasi che bella questo inizio che loro cominciano. Non so che cosa fare, sta andando tutto a fuoco, ragazzi. A fuoco, a fuoco. All'aria di essere. Oddio. Tutt'altro. È diventato un ragazzo molto attento. Sì, come no. Sciacquone, vai. Tira lo sciacquone, caro. Non va. Ok. A cosa deve servirmi questo? La scatola... Forse nella scatola c'è qualcosa. Niente, eh? Invertitore di potenza qua dentro nella scatola? Io credo che le persone non cambino mai. Signora, forse ha ragione. Nel caso di Rufus ha ragione. Rufus ci è riuscito. Sembrerebbe quasi che gli abbiano montato un invertitore di potenza. In questo momento l'abbiamo fatto, per esempio. Oh, ragazzi, sono così felice di essere tornata su Deponia. Dai, tira sto coso, vai. E spero proprio che non gli venga in mente di dar da bere al mio John Thomas. John Thomas se la sta passando malissimo, signora. Non affogherà il tuo uccellino, tranquilla. Come? Sta solo cercando un martello. Sicuramente. Non userà l'acqua senza permesso. Sì, lo farà invece. Oddio. Ma no, vedrai. Lo spero. Quella che ho mi deve durare tutto il mese. Si vedrà. Cretus per me vuole dividerlo con Gal perché è geloso. Vuole Rupus tutto per lui. Esattamente. Ok, forse devo mettere qua dentro? A proposito, che non si azzardi a ostruire il triterifiuto. Sì, così. Tranquilla, nonnina, tranquilla, tranquilla. Vero, Rupus? Tesoro, ora smettila di preoccuparti. Pulsante? Oh no! D'accordo, mi fiderò di te. Povero uccellino! Che non succeda nulla al mio piccolo. Oddio, oddio. No, poverino! Non hai nulla di cui preoccuparti. Oddio, la violenza sugli animali in questo gioco è potente. E va bene. Spero non ci siano animalisti. Credo. A quanto pare lo conosci bene. Minchia! Minchia, minchia. Minchia, raga. Minchia, signorina. Lei non... Bingo! L'hai trovato? Sì. Sì. Bene. Lascia ogni cosa al suo posto, intesi? Per chi mi prendi? Beh, è ora di andare. Rilassati, figliolo. Neanche fosse scattato l'allarme antincendio.
Sì, sto registrando. Ma come ti viene in mente, Doc? Sto registrando, tranquilli. Oddio, adesso moriranno atrocemente. Sento odore di bruciato. Cosa sarà mai? Cos'è questa puzza? Eh già! Rufus, cosa hai combinato? Solo ciò che era necessario. Per sterminarci tutti? No, per realizzare il mio piano. Ti prego, dimmi che Elysium non c'è. Purtroppo sì. Esatto. Esatto, c'è tre. Sta cercando di scappare di nuovo. Dimmi, Rufus, come pensi di andarci stavolta? Indovina? Cos'è quel coso? Il suo ragazzo. No, no, tutto il giorno. È un piano infallibile. Certo, come no, come l'ultima inizia volta. Tutto con questo mantice. E finisce con una spettacolare reazione a catena. Oh, santo Dio. Tutto sotto controllo. A proposito, allontanati dalla ghigliottina se ci tieni alle tue dita. Se ci tieni alla vita è meglio stare lontano da te di punto in bianco, non mi pare, vai. Schiaccia. Guarda e impara. No, Rufus. Oddio, paura. Ho paura. Oh mio Dio. Oh, oh cacchio. No, diciamo che quello non è il posto migliore per schiacciare un pisolino. L'acqua del vaso sta per evaporare. Non appena il piatto salirà, la ghigliottina verrà azionata. Oh cazzo. La miccia è già accesa. Doc, mi ascolti? Sveglia! Dannazione. Su, salvo oddio. Doc o vado a Elysium? Salvo Doc o vado a Elysium? Che faccio? Salva Doc. Doc, sveglia! Dannazione. Staccati da questa cosa. La ghigliottina. Ah, il posto ideale per svenire. Ma porca miseria, vuole ammazzare qualcuno qua? L'acqua sta cominciando. Devo fare in Oh merda. Non c'ho niente, non ho niente, cazzarò. Vai via. Il vento sta soffiando in direzione delle fiamme. Ma temo che non basterà per accenderlo. Che peccato. Sarebbe spettacolare. Cosa spettacolare? Salvo Doc. Salvo Doc. Vai, salva Doc. Salviamo Doc. Hopla. Vai, prendi il manico. Ok. Che coordinazione, ragazzi. Oh, santo Dio. Cosa devo fare? Potrei andare a segno con un buon lancio. Ma azionerebbe la ghigliottina. No, allora quindi dovrei tipo... No, non posso ammazzare Doc, ovviamente. Oh, mamma mia. Qua? Vediamo. Devo analizzare la situazione con oggettività scientifica. Quale oggettività scientifica? Sarà orgoglioso di me, se nulla lo decapita prima. Bruciatore... Gas! Gas! È già rotto. Ghigliottina? Potrei andare a segno con un... Ma azionerebbe la Quindi... Ah, no! Che sto facendo? Razzi! Potrò prendere un po' di polvere da sparo? Sì! Sono sicuro che non influirà sul mio piano iniziale. Certamente, come no? Mi fa il solletico? Manico? Riuscirò a catapultare la polvere da sparo dentro il mantice? Probabilmente sì, provaci! Facile e totalmente credibile. Oh santo Dio, ragazzi, preparatevi qui. Qui ci sarà da ridere. No, vai. Se la polvere da sparo raggiungesse le fiamme, potrei accendere il gas. Ma cosa sto aspettando? Vai! Oddio! Che bombola! Ho salvato Doc! E sei nella merda! Ecco che cosa hai fatto! Certo che si sveglierà con un forte mal di testa! Oh merda! Oddio! Oddio! È peggio dell'ultima volta! Ma staccare quei cosi no! Ok, prepariamoci, qualcuno...